Ciao amici appassionati dell'architettura sostenibile, oggi voglio farvi vedere una particolarità. Sto ristrutturando questa contrada in Lessinia e vi voglio far vedere come vengono realizzate le pareti interne delle case. Vedete, sono realizzate con un montante di legno e poi questi listelli di legno, distanza circa 2 cm l'uno dall'altro, e poi veniva riempito con questo intonaco di calce. La calce veniva presa dal terreno, questo l'ho preso qui fuori in cantiere dal terreno, e poi veniva messa qui sopra come elegante e poi veniva finita con la pittura oppure lasciata greta. All'interno della parete, potete vedere qui, venivano messi gli aghi presi dagli alberi oppure gli scarti delle lavorazioni del legno, ecco qua, e veniva usato appunto per isolare le pareti. Ecco, così abbiamo visto anche questa particolarità. E la parete, dopo più di 200 anni, è ancora in condizioni perfette, a differenza della parete qui che è stata messa del cemento, che invece è in condizioni imperfette. Ok, abbiamo visto materiale storico contro materiale tradizionale, vince sempre il materiale storico. Ciao a tutti da Nicola Preti.